qua sono 5 anni, dal 2016 al 2021 abbiamo avuto tutta una serie di problematiche da danni alluvionari, una tromba d'aria di agosto del 2019, la grandine l'anno scorso che ha preso proprio questa fascia qua, ha distrutto una buona parte della frutta che non era coperta, perché qua i kiwi la maggior parte sono ancora fuori dal sistema di coperture, perché sono impianti già, diciamo, più datati. E gli impianti recenti sono pochissimi, perché da quando è subentrata la batteriosi non si è più investito in quel campo lì. L'anno scorso una parte delle piante di kiwi ha avuto un forte danno dalla grandine di maggio, quest'anno sono stati massacrati dal gelo, quindi a quel punto lì anche l'assicurazione se interviene sul prodotto, ma qui ci mancherà l'impianto, perché dopo la grandine, dopo il gelo, adesso non sappiamo cosa viene fuori. Io volevo chiedere se, allora, uno, era possibile una cabina di regia tra tutte le regioni di usare strategie uguali, e due, vedere come superare il problema assicurativo, perché tipo su kiwi molte aziende non si assicurano perché il danno deve già essere alto e non era mai successo. Tipo il gelo qua, da parte collinare, non è mai stato interessato da danni del gelo. E valutare se è possibile fare tra le aziende magari un fondo di mutualità, un fondo di, diciamo, in cui si riesce a mettere da parte gli anni che va bene per sopperire agli anni, perché le assicurazioni purtroppo fanno il loro mestiere, quando ci guadagnano non è che l'anno dopo ci dicono riduciamo le polizze, però quando pagano l'anno dopo, e qua gli stessi quintali nel giro di pochi anni siamo passati da una cifra di 700.000 a 2-3.000, quindi è poi troppo giusto anche il costo assicurativo, perché le aziende sono già tutte lì con dei margini molto molto rivicati, quindi trovare qualche soluzione, diciamo, in quel campo lì. E quel fondo di solidarietà andrebbe gestito in modo che non ci sia una struttura che poi divora i guadagni e i risparmi che si potrebbero fare. Allora, sul fondo di solidarietà, diciamo che esiste a livello nazionale, sì. Voi lo conoscete, e se avete avuto l'alluvione già vissuta, anche se recentemente, purtroppo è un sistema ormai superato, non dà più quelle risposte che forse una volta dava, per motivi di sicuramente risorse. È un fondo che, facevo l'esempio, nell'alluvione 2019 che ha colpito l'Alessandrino, con 54 milioni di danni, ne hanno riconosciuti 2 milioni e mezzo, 5%. Quindi capite che di cosa stiamo parlando. Allora, un fondo di solidarietà impostato in un modo diverso, sono sincero, non lo so, ma valutiamolo di come poterlo fare e chi lo deve gestire. Sicuramente la partita dell'assicurazione è una partita importante. Diciamo che mi segnalano che anche le parti delle assicurazioni che devono essere rimborsate hanno ritardi biblici. Questo è il primo problema importante. Seconda battuta è sul discorso delle assicurazioni che non invogliono sicuramente ultimamente, anche perché ci sono degli impianti che non sono riconosciuti, oppure perché molte volte, insomma, i costi sono elevati. E quindi una cosa che stiamo valutando, perché logicamente noi, se il sistema di fondo di solidarietà nazionale è questo, non ci interessa più. Non ci interessa più perché vuol dire creare delle aspettative. Adesso domani voi sindaci comincerete a raccogliere tutte le istanze da parte delle imprese, farete le vostre commissioni agricole, ci segnalerete, poi un domani diremo sì, c'è la calamità naturale, tutti contenti, inizierete a raccogliere le imprese, le varie segnalazioni tramite le associazioni, tutto un meccanismo, sopralluoghi eccetera, per avere poi dei risultati. Purtroppo speriamo che non siano così, ma il passato dice sempre meno. Quindi perciò la parte delle assicurazioni oggi diventa sempre più importante gestirla. Bisogna cambiare delle regole e soprattutto invogliare, quindi a noi come istituzione, se riuscissimo a trovare, lo stiamo valutando, il modo di poter venirvi incontro, pagarvi una parte dei premi, proprio per invogliarvi ad assicurarvi, sicuramente troveremo anche delle soluzioni immediate, perché l'assicurazione
per quanto aspetta, per quanto se non trova poi dei cavilli, perché poi anche lì sicuramente è più diretta rispetto allo Stato, rispetto all'istituzione. Questo mi dispiace dirlo che oggi sono, dopo 2 anni, al di qua della cattedra, ma devo dire che i tempi sono quelli.